Occupiamoci ora di questa struttura abbastanza complessa. Si tratta di due travi incastrate, la trave AB e la trave CD, collegate da un pendolo. I carichi: abbiamo una forza F sull'estremo B e poi due distorsioni termiche, una distorsione positiva, quindi dilatazione sulla trave AB, e questa distorsione negativa, quindi contrazione sul pendolo. Le misure. Allora, questa struttura è evidentemente iperstatica. Quante volte? Allora, numero di tronchi. Possiamo considerare uno e due tronchi collegati da pendolo. Quindi, in questo caso, il numero complessivo dei gradi di libertà 3 per tronco è 3 per 2, 6. Il numero dei vincoli semplici 3, 6, 7, 8. Quindi la struttura risulta avere due gradi di iperstaticità. E dunque, se procediamo col metodo delle forze e quindi rendiamo isostatica questa struttura effettuando una serie di distacchi delle varie parti che la compongono, dovremo scrivere poi due equazioni di congruenza. Come effettuiamo questi distacchi? Ecco, abbiamo separato il pendolo dai due tronchi. Il primo e il secondo, applicando però le reazioni incognite che il pendolo esercita sul primo e sul secondo tronco. Primo tronco, secondo tronco. Il pendolo potremmo anche considerarlo come un terzo tronco, in effetti. In D abbiamo un vincolo, un carrello, che però è cedevole elasticamente. La rigidezza elastica è K. E quindi applicheremo qui una reazione incognita Y con D, dove, attenzione, questa è la reazione incognita Y con D che il carrello esercita sul tronco, sul secondo tronco. Ma il secondo tronco esercita sul carrello una reazione uguale opposta, che è quella che determina evidentemente un abbassamento di questo carrello. Quindi ricordiamo, reazione vincolare azione della struttura sul carrello. Quindi abbiamo separato vari tronchi, in particolare abbiamo separato il pendolo dalle due travi orizzontali e il carrello con cedimento elastico dalla trave, dal secondo tronco. Abbiamo però inserito le reazioni incognite che questi vincoli esercitano sui tronchi. Osserviamo che il pendolo è sottoposto a queste due reazioni, Y con B e Y con E, che sono evidentemente uguali tra loro per l'equilibrio del pendolo. Quindi potremmo dire che Y con B è uguale a Y con E, e possiamo chiamare questa reazione semplicemente Y con BE o Y con EB. Ecco, però abbiamo detto che dobbiamo scrivere delle equazioni di congruenza, due equazioni, visto che abbiamo due gradi di iperstaticità. Come le possiamo scrivere? Beh, possiamo per esempio prendere in considerazione il punto E. Questo punto subirà evidentemente un abbassamento, perché qui abbiamo una forza F che va verso il basso, quindi comprime il pendolo, e quindi il punto E evidentemente avrà questo abbassamento delta con E. E allora scriviamo questa equazione di congruenza. Cosa ci dice questa equazione di congruenza? Che lo spostamento del punto E per effetto della deformazione della trave del secondo tronco, siccome E e I' coincidono, in realtà sono allo stesso punto, questo spostamento del punto E deve essere uguale allo spostamento del punto E' più lo spostamento del punto B. Lo spostamento del punto E' è lo spostamento del punto E' rispetto al punto B. Il pendolo si contrae, quindi ci sarà uno spostamento. Se consideriamo B' fisso, il punto E' si sposterà presumibilmente verso l'alto. Ma lo spostamento complessivo del punto E è dovuto anche al punto B, che si abbassa per effetto della forza F.
Quindi lo spostamento del punto E' più lo spostamento del punto B deve coincidere con delta con E. Questa equazione la possiamo anche scrivere in questo modo. Ed è la prima equazione di congruenza. L'altra equazione di congruenza riguarda il punto D. Ora attenzione, abbiamo detto questa forza è la reazione che il carrello esercita sulla struttura, sul secondo tronco. Questa forza è l'azione che la struttura esercita sul secondo tronco, che tende a comprimere il carrello, lo sposta verso il basso. Se questo è il punto B, questo punto possiamo chiamarlo D', i due punti coincidono. E allora ricordiamo un po' il concetto di rigidezza del cedimento elastico. In linea generale, noi possiamo definire la rigidezza K come rapporto tra la reazione e il cedimento. Se delta è uguale a 1, K coincide proprio con Y, il che vuol dire che la rigidezza coincide con la forza in grado di determinare uno spostamento unitario, pari a 1. Nel nostro caso abbiamo K, la reazione vincolare Y con D, lo spostamento del punto D, delta con D. Ma da qui cosa ricaviamo? Che delta con D è uguale a y con D per 1 su k. Questa è la relazione che lega lo spostamento delta con D del punto D con la reazione y con D attraverso la rigidezza k. Quindi l'equazione di congruenza l'abbiamo già scritta. Questa delta con D è uguale a y con D, la reazione y con D per 1 su k. Queste sono le due equazioni di congruenza che dobbiamo impostare e poi tentare di risolvere. E allora dobbiamo determinare gli spostamenti delta con B del primo tronco, delta con E' del pendolo, o se vogliamo chiamarlo terzo tronco rispetto al punto B, delta con E, che è il punto che appartiene alla trave CD, al secondo tronco, e lo spostamento delta del punto D. E allora procediamo all'esame del primo tronco. Il primo tronco è la trave AB sottoposta all'azione della forza F, ma anche della reazione incognita del pendolo Y con BE. Primo tronco, forza F, reazione del pendolo. Attenzione, qui c'è anche una distorsione più delta T, ma in effetti questa distorsione produce una dilatazione, uno spostamento in orizzontale che non entra in gioco in queste equazioni di congruenza. La lunghezza del tronco è 2 volte L. Questo schema possiamo dividerlo in due schemi. Un primo schema caricato solo con la forza F, lo chiamiamo schema 0. Un secondo schema caricato solo con la reazione incognita Y con BE. Ed è lo schema primo. Possiamo dire che lo spostamento del punto B è uguale dunque allo spostamento del punto B nello schema 0 più lo spostamento del punto B nello schema primo. Nello schema 0 abbiamo più o meno questa deformata e questo è lo spostamento delta con B 0. Nello schema primo abbiamo quest'altra deformata e questo è lo spostamento delta con B nello schema primo. Ricordiamo che lo spostamento dell'estremità di una trave incastrata sottoposta alla forza dell'estremo è data da questa formula delta. Lo spostamento verticale è dato da F per L al cubo su 3 volte I, se questa è la misura L. Prontuario, trave incastrata con forza all'estremità, lo spostamento dell'estremo A, che qui viene chiamato F, è dato da P, il modo in cui viene indicato la forza, P per L al cubo su 3 volte I. Quindi delta con B nello schema 0, spostamento positivo perché è verso il basso, concordemente alle nostre convenzioni che di solito usiamo, è dato da questa relazione. Al posto di L abbiamo la lunghezza della trave che in questo caso è 2 volte L al cubo. Bene, questo delta con B 0. Invece delta con B nello schema primo. E qui abbiamo uno spostamento verso l'alto, quindi segno negativo,
La formula è sempre la stessa, ma la forza questa volta è y con b, quindi y con b per l al cubo, che è sempre 2 volte l, su 3 volte i. E dunque possiamo dire che delta con b è uguale a delta con b0 meno delta con b nello schema 1, quindi meno bene. Questo è lo spostamento del punto B, delta con B. Questo spostamento qui. Passiamo ora all'esame del secondo tronco. E ci proponiamo di individuare gli spostamenti del punto E, del punto di mezzeria, e del punto D. Il secondo tronco è sottoposto alla reazione del pendolo che abbiamo chiamato Y con B e alla forza Y con D. Bene, passiamo al secondo tronco. Ci proponiamo di determinare, per quanto riguarda il secondo tronco, lo spostamento del punto E e lo spostamento del punto D. In E abbiamo la forza, la reazione del pendolo y con e, che abbiamo detto coincide con y con b, che abbiamo chiamato y con b, e la reazione incognita del carrello y con d. Bene, cominciamo a determinare lo spostamento delta con d. E allora dividiamo questo schema, come al solito, in due schemi. Uno caricato con la sola forza y con b, schema 0. L'altro schema è quello caricato con la sola reazione y con d, ed è lo schema primo. Quindi potremmo dire che lo spostamento del punto D è uguale allo spostamento del punto D nello schema 0 più lo spostamento del punto D nello schema primo. Passiamo allo schema 0. Questa forza determina questa incurvatura del tratto CE, la trave si deforma curvandosi, poi da questo punto A in poi il tratto ED ruota rigidamente. Per cui lo spostamento del punto D è la somma di questi due spostamenti. L'abbassamento del punto E prodotto da y con E nel punto E, e quindi delta con E, nello schema 0. Qui nel punto E abbiamo anche una rotazione, φ con E. Questa rotazione produce rotazione rigida, questo abbassamento che chiamiamo delta con D, per esempio dovuto a φ. Tutto questo è delta con D nello schema 0. E come determiniamo questo spostamento delta con D nello schema 0? E allora abbiamo detto delta con D nello schema 0 è uguale a delta con E nello schema 0 più delta con D prodotto dalla rotazione F con E, se vogliamo, ma scriviamo solo F. Lo spostamento delta con E, e questo è ancora una volta lo schema di trave incastrata con forza all'estremità, e questo spostamento è semplicemente Y con BE per L, ricordiamo le misure, per L al cubo su 3 volte I. Per quanto riguarda questo spostamento, e questo è dato dal, consideriamo questo cateto è dato da, e consideriamo questo triangolo rettangolo, da questa misura L per la rotazione F con E, quindi L rotazione che angolo di rotazione che facciamo coincidere con la tangente, perché si tratta di rotazioni infinitesime espresse anche in radianti. Allora, quanto vale la rotazione del punto E? È la rotazione dell'estremo libero di una trave incassata sottoposta alla forza sull'estremo libero. Allora, leggiamo qui, la trave è sempre la stessa. Vediamo che la rotazione dell'estremo libero è data da questa formula, P
P o F, quello che sia, per l'al quadrato su 2 volte I. Quindi la forza P, in questo caso Y con B, per l'al quadrato su 2 volte I, moltiplicando quindi possiamo scrivere che delta con D dello schema 0 è uguale a Y con B L al cubo su 3 volte I. Si tratta di spostamenti tutti verso il basso, quindi sono tutti spostamenti positivi. Più. Ecco. Beh, possiamo anche fare questa somma. Minimo comune multiplo 6 volte I. E quindi quindi abbiamo determinato lo spostamento del punto D nello schema 0. Qui nello schema primo lo spostamento del punto D è molto più facile da determinare. Delta con D nello schema primo sarà uguale, la formula ricordiamo è sempre la stessa, dello spostamento di una trave incastrata sottoposta a forza nell'estremità. Però attenzione, questa volta lo spostamento è verso l'alto. Quindi segno negativo. La forza che produce spostamento questa volta è la Y con D. La misura L è 2 volte L su 3 volte I. In definitiva, lo spostamento delta con D sarà uguale a delta con D0 meno delta con D nello schema 1. Bene, fatto questo, esaminando sempre il secondo tronco, ci proponiamo di determinare lo spostamento ora del punto E, delta con E, questo punto qui. Ridisegniamo il secondo tronco. Allora, sempre per quanto riguarda il secondo tronco, calcoliamo lo spostamento delta del punto E. Qui abbiamo la forza Y con B, reazione del pendolo, qui la reazione del carrello Y con D. Allora, questo schema lo dividiamo ancora una volta in due schemi. Un primo schema caricato solo con la YB è schema 0. Ricordiamo che questa misura è 2 volte L. E poi un altro schema caricato solo con la reazione Y con D. Questo è il punto E e il punto E. Schema primo. Quindi possiamo dire che delta con E è uguale a delta con E nello schema 0 più delta con E nello schema primo. Allora, delta con E nello schema 0 è immediatamente calcolabile. Dimentichiamoci di questo tratto di trave. A noi interessa solo lo spostamento del punto E. E quindi abbiamo questa deformata. Schema di trave incastrata con forza all'estremità.
spostamento si calcola con la formula che abbiamo visto sempre nei casi precedenti. È uno spostamento verso il basso, quindi positivo, secondo le convenzioni che usiamo generalmente. E allora possiamo dire che vale y con b, lo spostamento, per l al cubo su 3 volte i. Delta con e nello schema primo. Qui il discorso è un po' più complicato. Noi abbiamo una deformata che è più o meno è questa. A noi però interessa questo spostamento del punto E. E allora possiamo fare un artificio, e cioè consideriamo il solo tratto di trave da C ad E. La forza Y con D la spostiamo qui. Però se la spostiamo dobbiamo aggiungere un momento che la Y con D determina rispetto al punto E, che è il momento cosiddetto di trasporto, M con E, che sarà uguale a Y con D per L, essendo questa ovviamente la misura L. Questo schema lo dividiamo in due schemi. Uno, caricato solo con la Y con D, e l'altro, caricato solo con M, M con E. Nel primo caso la trave si deforma così. Nel secondo caso ancora si deforma con un spostamento verso l'alto del punto E. Allora, questo spostamento, il punto E in questo schema, è verso l'alto, quindi negativo, e vale meno y con d per l al cubo su 3 volte i. In questo caso ancora spostamento verso l'alto, quindi ancora negativo, e vale meno. E qui dobbiamo consultare il puntuario. Trave incastrata con momento all'estremità. Lo spostamento è ml al quadrato su 2 volte i. Spostamento all'estremo libero. Quindi scriveremo meno m con e per l al quadrato su 2 volte i. Ma m con e uguale a y con d per l, quindi possiamo scrivere meno y con d per l quadro l al cubo su 2 volte i. E quindi in definitiva lo spostamento del punto E nello schema primo è dato da questo spostamento, quindi meno y con d per l al cubo su 3 volte i. E dobbiamo sommare poi questo spostamento, quindi meno y con d l al cubo su 2 volte i. Quindi possiamo dire che delta con e in definitiva è uguale a questo spostamento più delta con e primo . Bene, questo per quanto riguarda dunque lo spostamento del punto E del secondo tronco. Passiamo ora a determinare lo spostamento del punto E' del pendolo, spostamento che calcoliamo rispetto al punto B' considerato come fisso. In realtà le due estremità del pendolo, per effetto della distorsione termica della forza F, tenderebbero ad avvicinarsi. Ma consideriamo fisso, ripeto, il punto B' e consideriamo lo spostamento del punto E' rispetto a B'. Quindi disegniamo il pendolo, è sottoposto alle reazioni y con b e y con e, ovvero y con b e, ma anche a questa distorsione termica negativa, meno delta t. La lunghezza è l'. Questo schema lo dividiamo in due schemi, il pendolo caricato solo con le reazioni vincolari ed è lo schema 0, più il pendolo caricato solo con la distorsione meno delta con t, schema primo. E questi sono i punti B' ed E'. In realtà i due punti B' ed E', per effetto sia delle due reazioni vincolari sia della distorsione termica, tendono ad avvicinarsi simmetricamente tra loro. Ma per semplicità potremmo considerare come se il punto B' fosse fisso e abbiamo uno spostamento solo del punto E', che si sposterà ad esempio qui. E quindi abbiamo questo spostamento da determinare. Delta
se vogliamo, possiamo chiamare di primo rispetto a B'. Vogliamo determinare questo spostamento. E allora, possiamo anche dire che delta di E' rispetto a B' è uguale a delta di E' rispetto a B' nello schema 0, più delta di E' B' nello schema primo. Cominciamo a calcolare delta con E' B' nello schema 0. E qui abbiamo il caso di una trave sottoposta a sforzo normale, quindi contrazione, segno negativo, meno lo sforzo normale Y con BE per L, in questo caso L' su EA. Nel secondo caso, delta con E' B' nello schema primo, contrazione, distorsione termica negativa, allora abbiamo meno, a questo punto si sposta verso l'alto, per effetto di questa diminuzione di temperatura. Quindi meno alfa per L' delta T. E dunque, questo è lo spostamento del punto E' rispetto a B'. Bene, possiamo ora riscrivere queste equazioni di congruenza in maniera esplicita. Possiamo spostamento del punto E, abbiamo detto, deve essere uguale, deve coincidere con lo spostamento del punto delta con B più lo spostamento del punto E' rispetto al punto B'. Quindi la prima equazione di congruenza, lo spostamento del punto E, delta con E, deve essere uguale allo spostamento del punto E', che a sua volta è uguale alla somma dello spostamento del punto E' rispetto a B', E' rispetto a B', più lo spostamento del punto B. Riscriviamo le due equazioni ed esplicitiamo. Allora, delta con B l'abbiamo calcolato prima. È questa espressione qui, quindi delta più delta E' B'. Delta con E è quest'altra espressione, quindi bene, passiamo alla seconda equazione. Delta con D è questa formula qui, quindi delta ora dobbiamo tentare di risolvere questo sistema nelle due incognite x con b e y con d. Cominciamo a portare tutti i termini noti a sinistra del segno uguale, quindi
possiamo fare un po' di operazioni. Sommiamo. Insomma, questo è un sistema di due equazioni, nelle incognite XBE e Y con D. Si può procedere a individuare queste incognite con il metodo di Cramer, per esempio, ma è un'operazione molto lunga che lascio a voi. Per ora ci fermiamo qui e dunque buon lavoro.